E ormai lo dico da mesi, anni, da quanto tempo sono qua su YouTube. È bello scoprire titoli in uscita. È bellissimo e lo so perfettamente. A novembre 2021 dovrei raccontarvi titoli importantissimi come i Pokémon, i Call of Duty, i Battlefield oppure alcune versioni importanti che usciranno solo su alcune console, come ad esempio World War Z su Nintendo Switch. Insomma, una cosa non da poco. Oppure la versione per Nintendo Switch di Star Wars, oppure ancora abbiamo Icarus, oppure ancora Evil Genius, oppure ancora Fast and Furious, che credo sia una vera e propria schifezza di titolo. Comunque sia, ci sono tantissimi titoli, anche famosissimi, ma indovinate un po'? Ve li ho raccontati nella top 10, ma adesso nella top 5 vi racconto qualcosa di ciccioso, gustoso, qualcosa per tutti i gusti, qualcosa che esce fuori dai soliti titoli. Famoso, famoso, famoso! No, titoli per tutti i gusti, titoli differenti, titoli che vi divertiranno davvero tantissimo. Volete scommetterci? E allora gustatevi il video dei top 5 giochi in uscita a novembre 2021 per tutte le console esistenti. Benvenuti su Top of Gaming! Bene, partiamo dal 12 novembre 2021, dove per Nintendo Switch Atlus, ebbene sì, Atlus, quelli che hanno dato vita a Persona, essenzialmente stanno tornando con un nuovo titolo esclusiva per la grande console made in Nintendo. Stiamo parlando di Shin Megami Tensei 5. E ragazzi, non so se voi lo conoscete, ma obiettivamente se conoscete gli RPG giapponesi duri, tosti, con un sistema di combattimento, un crafting e anche una direzione artistica di determinato livello, appunto come lo sono stati i Persona, allora anche questo Shin Megami Tensei indubbiamente per voi qualcosa fa suonare nei cassetti della memoria, perché sono passati ben 7 anni dall'ultimo capitolo e l'ultimo capitolo, pensate, è uscito su Nintendo 3DS. Bene, è il momento di tornare fuori, è il momento di rispolverare questo brand. E ragazzi, è un brand, oh mio Dio, gigante, importante, con un sistema di gameplay e artistico di tutto rispetto. I titoli della serie Persona, lo sappiamo benissimo, hanno sforato e sfociati qua in Occidente da poco tempo. Sappiate solamente che i Shin Megami Tensei sono molto più vecchi e quindi è giusto dargli il rispetto che meritano, almeno l'occasione per essere provati. Bene, volete un comparto tecnico di ottima fattura? Perché obiettivamente, ragazzi, da Nintendo 3DS a Nintendo Switch c'è un gran bel po' di tecnologia in più. Perfetto, c'è la possibilità. Volete un sistema di combattimento chiamato Press Turn, che assomiglia molto a quello di Persona? Bene, presente in questo titolo. Lo volete infognante, con tante ore di gameplay, con una direzione artistica spettacolare, una storia che vi coinvolgerà, un mondo pieno zeppo di segreti, grinding, cose da fare, missioni secondarie, chi più ne ha più ne metta? Perfetto, c'è anche questo. Ora non avete più scuse. Imparate a conoscere tutti i titoli che vengono fuori in giro per il mondo e questa saga non è essenzialmente appena nata. No. È vecchia, è importante ed è di tutto rispetto. Consigliatissima. Ed ora potrei parlarvi tranquillamente di Battlefield, Call of Duty, che naturalmente al Day One faranno cagarissimo, oppure di remake, come ad esempio quello di Pokémon Diamante. No, invece, io voglio garantirvi ore e ore di incredibile gameplay, ore di felicità, ore di poter creare il vostro dinosauro e creare la vostra isola, il vostro parco di intrattenimenti più famoso al mondo. Io quest'oggi voglio consigliarvi il 9 novembre 2021 per praticamente qualsiasi console Jurassic World Evolution 2, perché io me lo ricordo come se fosse ieri. Era aprile 2015 e i giocatori di tutto il mondo, soprattutto gli amanti dei strategici e dei gestionali, si accorsero che sì,
era possibile creare un bel videogioco sui dinosauri, appunto con tutte le caratteristiche più belle e incredibili che si possono mettere all'interno di un titolo del genere. Quindi grande possibilità di personalizzazione, la possibilità di creare il nostro parco come vogliamo, un'importante complessità, la possibilità di creare i nostri dinosauri, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, dopo 6 anni, stiamo per tornare a creare il nostro parco, stiamo per davvero reinfognarci all'interno di gestionali e di strategici come questi, corposissimi. E abbiamo già visto che i sistemi sono stati notevolmente potenziati. Abbiamo visto di come le possibilità nelle nostre mani saranno notevolmente potenziate. Amici, nulla da dire, i fan stanno già gridando al "lo vogliamo subito, immediatamente!" Manca poco, 9 novembre 2021. E che dire, sono sicuro che questo titolo, a differenza dei grandissimi AAA che tutti vogliono, beh, parte già con delle basi più solide e al day one funzionerà. Poco, ma sicuro. Terzo titolo, e lo so, alcuni di voi mi vorrebbero sparare e mi dicono: ma perché metti Farming Simulator 2022? Ma ti sembra un gioco bello da consegnare a noi videogiocatori? Sì, perché dopo il logorio della vita moderna, dopo essere tornati a casa dal lavoro, dopo essere tornati a casa da scuola, ci si vuole anche un po' rilassare, ci si vuole anche un po' divertire, si vuole anche fare qualcosa di leggero. Perché stare sempre a sparare in qualcosa di estremamente adrenalinico? Perché starsi a infognare in titoli da 100, da 120, 150 ore di grinding per poi andare avanti passettino passettino e abbiamo poco tempo da dedicare ai nostri videogiochi? Perché dobbiamo stare ore e ore a imparare meccaniche complessissime di game che poi magari dopo una dodicina di ore non ci interessano più? No, roba semplice, alle volte per rilassarci, per staccare appunto da lo stress quotidiano e anche per farsi due risate, parlare insieme allegramente in qualche modo fare un po' i cazzoni in giro come i contadini, è bello entrare in Farming Simulator 2022 per qualsiasi console, ragazzi, PC, PlayStation 5, Xbox Serie X e console old gen, il tutto il 22 novembre 2021. Io lo so, i DLC di questo titolo sono tanti, sono anche costosissimi, ma ho fatto una piccola esperienza con dei miei amici all'interno di questo gioco e devo essere sincero, il fatto poi di iniziare a vedere cosa vale di più, il mettere gli animali, oppure prendere lavori secondari, oppure prendere un trattore più forte, oppure cercare di organizzare meglio il lavoro. Io voglio essere sincero, nel titolo precedente ci ho fatto più di 100 ore. Non riesco a capire come mai, eppure ve lo devo dire, io in quelle ore non le ho sentite stressanti, mi sono divertito, era un titolo leggero, un titolo con cui ho potuto stringere amicizia e dire cavolate ai miei amici a destra e sinistra. Farming Simulator è il titolo perfetto per staccare un po' la spina. Forza Horizon 5. Oh ragazzi, finalmente siamo arrivati al giorno fatidico, il giorno fatidico in cui potrò riaccendere la mia adorata Xbox, essendo esso un titolo esclusiva appunto per il mondo Microsoft, e potrò finalmente vederla spingere al 110%. Io sono stufo di questi titoli che escono un po' per le console old gen, un po' per le current gen, che non sono ben ottimizzati, che non mi stanno mostrando i muscoli di questa next gen, che non mi stanno dimostrando assolutissimamente che questo pezzo che ho qua davanti, grande e grosso, a prendere polvere, non è solamente inutile, ma la sua potenza la posso riversare in un titolo corposo, vivo, vegeto, con davvero delle dinamiche in game da titolo next gen. Perfetto, ora sta per arrivare. Ragazzi, Forza Horizon 5, lo sappiamo benissimo, è un racing acclamato dal pubblico, eppure io che di racing non ne capisco un cavolo, lo sto aspettando davvero in maniera molto molto ansiosa. Ho visto i gameplay, ho visto i trailer, ma dove cavolo siamo, ragazzi? Finalmente mi posso gustare qualcosa di fatto bene, qualcosa di corposo, ciccioso, stagioni, macchine, luci dinamiche, racing, e tutto sembra a dir poco
ultrafluido. Se i ragazzi di Microsoft hanno fatto le cose fatte bene, allora sto per vedere davvero un titolo next gen che merita di essere chiamato next gen. Ragazzi, ci punto tantissimo e obiettivamente dopo un anno che abbiamo, quasi un anno che abbiamo le console next gen, era ora che entrassimo con qualche titolo che mostrasse i muscoli. E Forza Horizon 5 li mostra davvero assai. Ultimo ma non ultimo, il 16 novembre 2021, il titolo di Sherlock Holmes. E anche qui io sono sicuro che alcuni di voi avrebbero preferito il titolo dei Puffi, oppure ancora meglio il titolo di Pokémon o di Call of Duty. Ma no ragazzi, no! Io voglio portarvi a esplorare qualcosa di nuovo. È vero, io di questo titolo non ne so tantissimo, è vero, la Software House in sé per sé non è che abbia avuto un budget da AAA, è vero, forse la grafica non è tutto questo granché, è vero, questo non è neanche uno Sherlock Holmes che è stato raccontato sui libri, perché si tratta di uno Sherlock Holmes molto 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 giovane, ma le sequenze di investigazione, il modo in cui si comporta questo personaggio, un attimino il gameplay, i luoghi, le risoluzioni del caso, il fatto che siamo noi a dover muovere un po' le meningi, davvero mi piace tantissimo. Io ragazzi non so cosa dire, alle volte piuttosto che la grafica, piuttosto anche che il gameplay, mi piace che sotto ci sia una bella linea, una bella trama, un bel modo di raccontare il personaggio, un bel doppiaggio, un bel sistema per rendermi interessante, ad esempio, una scena del crimine. E poi lo sappiamo, i titoli Sherlock Holmes sono tanti, differenti, si basano appunto sulla logica, sull'intuizione, sul raccogliere gli indizi, sul parlare. Ecco, queste sono cose che davvero mi piacciono, il fatto di poi alla fine avere tanti puntini e poterli legare e magari poter dire sì, anch'io, elementare, Watson. Ebbene, poi abbiamo questo anche Sherlock Holmes molto giovane, quindi con un rapporto con Watson un po' acerbo che va a raccontarci un po' la sua storia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono davvero felicissimo, ragazzi, di poter pensare che questo titolo sia appunto molto valido. Voglio vedere come verrà accolto dal pubblico, voglio vedere quanto sarà lungo, dato che questo è solamente il capitolo 1, voglio vedere un attimino la resa grafica, la storia, l'art style e il modo in cui appunto le missioni tra di loro si vanno a intrecciare. Io voglio essere sincero, a me titoli del genere un po' fuori dal coro, che vogliono spingere, che vogliono farmi provare emozioni uniche e magari anche farmi utilizzare un po' quell'organo che mai uso, e sto parlando del cervello, a me piacciono davvero tantissimo. E che dire, lo consiglio. Lo so ragazzi, sono un giocatore atipico, ma mettere sempre titoli importanti, altisonanti, AAA, sì, quelli li conoscono tutti. Ma questi? Li conoscevate? Ma le potenzialità di questi titoli? Li sapevate? Ebbene, li scoprite solo qui, su Top of Gaming. Se volete darmi una mano, come sempre un like e magari una condivisione. E noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao belli!